È piccola e non profuma, no. Poi all'improvviso si ferma. Perché stanotte a casa mia io non posso tornarci. Stanotte non si può. Come un angelo in tutto questo bordello è un progetto di studio e di messa in scena del testo di Bernard Marie Coltès, La notte poco prima delle foreste. È un lavoro nato in maniera indipendente che vuole indagare la dimensione di quest'opera che racconta fondamentalmente l'incontro umano, l'incontro di due anime. Quest'opera parla di un uomo che entra a rebbe in un bar e attacca bottone con un altro e parla per tutta la notte. È un testo fluviale, un monologo di 50 pagine senza un punto fermo. Dove c'è uno schifo di luce, una luce che illumina le cose e poi scompare. La notte in cui cerco la camera è una sigaretta e me ne sono andato via. Perché poi questi stronzi senza fantasia non è che ci avessero tanto sbagliato, ma io... Hai una sigaretta? Sono Mattia Galantino e sono l'interprete di Come un angelo in tutto questo bordello, che è un progetto che nasce nel 2020, a dire la verità, è un incontro più o meno fortuito. Parliamo del più del meno, parliamo di tante cose e alla fine tiro fuori il testo di Coltès e dico, guarda, secondo me dovremmo proprio fare questa cosa qui. Se mi fossi immaginato una situazione diversa non ci sarei riuscito, perché è una cosa impossibile. Come un angelo in tutto questo bordello cerca, attraverso il tradimento, attraverso l'improvvisazione, la composizione, materiali autobiografici che servono per cercare aderenza con il testo, e di invece stare e guardare direttamente negli occhi, per citare Coltès, per dirti tutto quello che ti dovevo dire questa sera, perché sennò che cosa serve? E di lì inizieranno a raccontarsi tutto quello che non si sono detti. Parleranno degli amori, parleranno del Nicaragua, parleranno dei boschi, parleranno anche di come sia bello sdraiarsi sull'erba, parleranno delle puttane, del club degli inculatori seriali, parleranno di tutto questo.